Ecco, qui si vede nel telecomando che si sta andando solo lo sterzo nelle ruote anteriori, commuto da questi bottoncini che ho programmato, così vanno tutte e quattro, anche se nel display le fa vedere tutte insieme, però si può invertire, ecco, così gira a quattro ruote. Poi c'è quest'altra possibilità che ora ve la faccio vedere, giro solo le ruote dietro, quelle davanti stanno ferme. Poi ritorno alle condizioni originali che girano tutte e quattro e queste davanti e basta. Ecco, qui è dove ho piazzato il servo posteriore, si vede sotto la rete di protezione, si vede con due leve lunghe, fissato con due liti una fascetta, comunque ci sta. Questa invece è la parte davanti originale come era prima. Qui si vede lo sterzo anteriore, tutta la sua escursione, questa è la commutazione sterzo a quattro ruote normale, questo è solo lo sterzo dietro, davanti niente, quindi posso sterzare solo le ruote dietro, sterzo dietro e basta, così tutte e quattro. Vabbè, questa è la prova su terra nel pavimento, questo è lo sterzo a tutte e quattro le ruote che permette di fare delle manovre incredibili, in pochissimo spazio si gira, perché con quattro ruote sterzanti l'angolo è maggiore, è parecchio comodo. Poi questa qui è la funzione normale, disabilitato lo sterzo dietro, quindi diventa una macchina normalissima, con lo sterzo anteriore e basta, e dietro rimane fisso, tenuto dal servo sempre in tensione. Quindi così è normale. Sterzo anteriore e dietro bloccato elettricamente. Questo è lo sterzo dietro e basta, la parte davanti rimane bloccata. Quindi nei punti particolari potrai anche sterzare solo con le ruote dietro e quelle davanti lasciarle dritte per alcuni tipi di manovre particolari. Questa è la modalità parcheggio. Praticamente ci si avvicina a destra e a sinistra sterzando tutte le ruote nella stessa maniera, ci si sposta come un gambero, orizzontalmente. Ovviamente l'ho chiamata modalità parcheggio perché vedete come si potrebbe parcheggiare velocemente spostando tutta la macchina, non so se servirà, comunque c'è anche quella modalità lì. E questa è ritornata al normale, quattro ruote sterzanti. Grazie per la visione.